17 da Bavaria 312. Stefan, rispondi. Sì, Harry, ti sento, parla. Hanno sparato a uno nel suo ufficio. Dammi l'indirizzo. Muschstrasse 17, ditta Potter. Bene, Harry. Senti, però mi ci vorrà un po' di tempo, ho una gomma a terra, la devo cambiare. Ti mando qualcuno? No, me la caverò da solo. Billy? Ci penso io. Scusi, permette? Certo. Ciao, Billy. Salve, Harry. Salve, Stefan. C'è il signor Potter, è il titolare dell'azienda. Chi è la vittima? Il mio procuratore, Wilke. Ah, buonasera. Com'è successo? L'hanno colpito alla schiena, all'altezza del cuore. Secondo una prima ricostruzione, lui era qui alla finestra e l'assassino gli ha sparato dalla porta. Probabilmente non l'ha neanche visto in faccia. Chi l'ha trovato? Io. Quando? 3/4 d'ora fa. Ero venuto qui e avevamo un appuntamento. Ah, e come mai a quest'ora? Wilke era il mio più stretto collaboratore. E di alcune cose parlavamo quando gli altri impiegati erano andati via. Stefan? Sì? Possiamo andare avanti? Sì, sì. Volevo solo... C'è un posto dove possa lavarmi le mani? Sì, ora l'accompagno. Venga. A che ora avevate appuntamento esattamente? Intorno alle 10 di qua. Grazie. Mi dica, signor Potter, quando lei è arrivato, la porta dell'ufficio era aperta? Aperta? Sì, insomma, ha dovuto aprirla con la chiave. Vi accompagno io. Quindi poteva entrare chiunque. Eh già. Venga con me, per favore. Problemi, Stefan? No, no, va tutto bene, Harry. Sì. Era così quando sono arrivato. La luce del mio ufficio era accesa. Quindi, quando è arrivato, ha trovato la porta aperta. Sì, era aperta, sì. Ha notato qualcosa di insolito? Sentito dei rumori? Qualche particolare che l'ha colpita? Voci? No, a parte il mio procuratore, non c'era nessuno. Quando l'ha trovato, era seduto alla sua scrivania? No, seduto non mi sembra la parola più adatta. Direi il riverso, piuttosto. Senza più vita. Si occupava del nuovo locale, quelli sono i disegni, e quello è il blocco dove teneva gli appunti. Forse ci stava lavorando. Signor Potter, quante luci ha trovato accese quando è entrato? Mi pare fossero tutte spente, tranne quella della scrivania. Vedo che lei indossa un abito scuro, come il morto. Ha una capigliatura folta, come il morto. Il suo procuratore voltava le spalle all'assassino quando è stato ucciso. È azzardato supporre che quel proiettile fosse destinato a lei? Non avevo pensato a questa eventualità, ma... Sì, può darsi. Io penso... Che sia possibile, certo. Ha per caso dei nemici? Quelli non mi mancano.
Il signor Potter possiede svariati locali, sale da gioco, bistrò e locali notturni. Quante sono le persone che lavorano per lei? In questo ufficio solo 12, ma in tutto 200. Harry, ora mando qualcuno a interrogare gli inquilini del palazzo. Il suo collaboratore aveva parenti? Sì, solo una sorella. Non era mai stato sposato, viveva con lei. È stata informata dell'accaduto? No, aspettavo te. Grazie della delicatezza, ma non era necessario. Ci terrei ad essere io a comunicarglielo, se permette. Sì, certo, ma in ogni caso l'accompagno. Hai bisogno di Willy? No, per me è finito. Allora digli di seguirci. Bene, Willy, vieni un momento. Sì, arrivo. Vai, pedina il tuo capo. Sono contento che venga anche lei. Per me era più che un semplice collaboratore. La capisco. Purtroppo con il mio lavoro mi capita spesso di affrontare momenti così delicati. E ancora non mi ci sono abituato. Chi è? Sono Evan. Ah, bene, avete fatto presto. Vieni su anche tu, vero? Certamente. Eva, c'è un poliziotto insieme a me, perdonami, ma ho dovuto... Buonasera, signora Wilke. Buonasera, si accomodi. Grazie. Dov'è mio fratello? Le dispiace se le parlo io da solo? No, faccia pure. Aspetti qui, per sì, favore. Certo. Vieni. Andiamo. Adesso è troppo sconvolta. Chiamo mia moglie e le chiedo di venire. Non possiamo lasciarla in questa casa da sola. Helen? Sì, sono Evan. Sono da Eva. Potresti raggiungermi, per favore? No, è impossibile. Aspetta un momento. Avrei bisogno di una cortesia. Può andare a prendere mia moglie spiegandole perché? Oh, sì, certamente. Helen, il signor Derrick verrà a prenderti e ti spiegherà tutto. Mm-hmm. Sì, è accaduto qualcosa. Hanno tentato di uccidermi. No, no, non preoccuparti, io sto bene. No, non sono stato colpito. Mm-hmm. Willy? Eccomi. Vado a prendere la signora Potter. Bene. Tu tieni d'occhio la casa, eh? D'accordo. Buonasera, signora Potter. Buonasera. Mi chiamo Derrick. Vengo da parte di suo marito. Sì, l'aspettavo, infatti. Sono pronta. Mi dica, cosa è successo? Mio figlio e io abbiamo provato a chiamare più volte a casa dei Wilke, ma non risponde nessuno. Il signor Wilke è stato ucciso nell'ufficio di suo marito. Oh, mio Dio. È terribile. Hans! Andiamo, presto.
Perché non me l'hai detto subito al telefono che era stato ucciso? Dov'è Eva? In camera sua. Perché mi ha fatto sorvegliare? Sorvegliare? Posso parlare con la signorina? Sarebbe meglio rimandare, se non le dispiace. È sull'orlo del collasso nervoso. Quasi non riesce a parlare. Ma che fretta ha ad interrogarla? Sì, sì, d'accordo. La saluto per ora. Bene. E stanotte dormiamoci sopra. Domattina saremo tutti più freschi e più riposati. E vedrà che troveremo chi è stato. Buonanotte. Che cosa terribile. Per un po' verrai a stare a casa nostra e mio marito ti aiuterà in qualunque modo. Magari chiamerà un avvocato o un investigatore. Oh, Dio mio, non so più quello che dico. Ecco, ho fatto fare delle ricerche e da quello che abbiamo saputo Potter è un soggetto piuttosto interessante. Ah sì? Dimmi allora. È il prototipo dell'uomo d'affari, cinico, duro e spietato. Possiede delle aziende molto serie, ma anche alcuni locali di fama molto dubbia. E tu hai scoperto qualcosa? Niente. La sorella della vittima era troppo sconvolta per poterla sottoporre ad un interrogatorio. Ah, ma la famiglia Potter si sta comportando molto bene. Ah, sì? È in buonissime mani. Hans? Hai saputo quel che è successo? Versami un whisky. Non mi guardi neanche in faccia? Sì che ti ho guardato. Se per te questo è guardare. Ewald, che ne dici? Le do qualcosa che l'aiuti a dormire? Se credi. Maledizione! Accidenti! Stefan, dimmi. Stiamo recuperando i proiettili, stesso calibro di quelli usati per me. Tenga, prego. Grazie. Ha uno strano modo di agire, il nostro amico. Perché ha lanciato un sasso prima di sparare? Voleva attirarmi alla finestra, è chiaro. Così pare, però in quel caso non l'avrebbe mancata. Anche questo è vero, già. È stato un vero pezzo di bravura non colpirla. Ma non è l'unica cosa strana in questo caso. Anche chi ha ucciso il suo procuratore non ha nemmeno guardato a chi stava sparando. Nel giardino ci sono impronte fresche di scarpe. Ah. Diverse fra loro. Evidentemente erano in più di uno. Più di uno? Niente male. Una banda, allora. Prima non ho fatto in tempo a gustarmi il mio whisky. Ma adesso non mi fermerà nessuno. Buongiorno, Stefano. Buongiorno. Non ti starei mica addormentando? Non ancora, ma ci manca poco. Qui ci sono 3 proiettili, uno di Wilke e gli altri 2 sono di Potter. Ah, sì.
Bene, allora la prima cosa da fare è andare al laboratorio. Sì, ancora un po'. Cosa? Ah, sì, grazie. Sono pronto a scommettere che questi tre proiettili sono stati sparati dalla stessa arma. Che cosa ne pensi di queste impronte? Già. Non sono niente di eccezionale. Comunque, sono pur sempre un indizio. Un ottimo indizio. Sono tre paia differenti. Queste sono scarpe di donna. E infatti, è una misura piccola. Buongiorno. Accomodatevi, vi aspettavo. C'è anche mio figlio qui in ufficio. Forse può darci una mano a trovare l'assassino o gli assassini che siano. Davvero? E come potrebbe aiutarci? Ho dei sospetti. Non ve ne ho parlato subito perché ho preferito rifletterci un po'. Come lei sa, possiedo diversi locali e fra questi ce n'è uno underground dove facciamo venire dei complessi a suonare musica giovane, però mai professionisti. Non rientra nello stile del locale. Vogliamo fare una cosa diversa. Invitiamo soltanto dilettanti. Tempo fa c'è stato un complesso di quattro ragazzi. Dopo 10 giorni li ho licenziati, non valevano molto. Se la sono presa e hanno tentato di picchiarmi. A questa scena ha assistito anche mio figlio. Può confermarlo. Lui conosce bene quelle persone. È vero che quei musicisti sono tuoi cari amici? Guardami in faccia. Se non è vero, hai il diritto di negare. Ma perché te ne stai lì muto? Sono o non sono tuoi amici? L'intenzione del locale è proporsi come un punto di ritrovo diverso dove poter ascoltare musica diversa. Posti di questo genere stanno sorgendo numerosissimi a Londra, dove riscuotono un notevole successo. Ho preso mio figlio e gli ho detto: ti propongo una cosa che ti può interessare. Lavora tu a questo progetto. Sa, Hans studia musica. Ma lui ha fatto amicizia con quelli, gente che è meglio perdere che trovare. Uno di loro ha anche precedenti penali, una situazione insopportabile. E così li ho mandati via. Quanti ha detto che sono in quel complesso? 4. E c'è una donna per caso? Sì, una ragazza. Perché me lo chiede? Ha già fatto colazione? No. Beh, andiamo allora. Vuole venire? Può? Naturalmente. Perché no? Ecco qua. Signor Potter, chi sono quelle persone? Ci dica per favore i nomi e gli indirizzi. Loro sono estranei a questa storia. Mio padre si sbaglia, mi creda. Scriva comunque i loro nomi qua sopra, per favore. Chi è il capo del gruppo? Arrow Vansler. Mm-hmm. E quanti anni ha? 35. Lui che strumento suona? Suona la tromba. Di lavoro fa l'idraulico. Riscaldamenti, tubi, cose del genere. Ma è un lavoro che non lo diverte più. Vuole fare il musicista adesso. Non è solamente andando al conservatorio che si impara la musica. E gli altri? Holger Stein. Quale strumento? Batteria. Mm-hmm. Dilettante anche lui? Sì, fa l'imbianchino. Beh, allora proverà sui barattoli di vernice vuoti. Non lo trovo molto divertente. Era solo una battuta. Di pessimo gusto. Mi scusi allora. Chi sono gli altri? Ingo Vicker. Ingo invece lavora... Ora non me lo ricordo. È stato in galera. Non so per quale motivo. Non ha importanza. Suona sassofono e tastiere. Della ragazza che mi dice? Elo Gluck. Anni? 19. Suona il violoncello e canta. E qual era o è la sua professione? Lavorava da un parrucchiere, mi pare. È vero, sono dei dilettanti, ma si intendono molto di musica. Chi ama la musica può comprenderla profondamente. Sì, certo, naturale. Sono pienamente d'accordo con lei. Bene, adesso andremo a trovare Harro Wamsler, il numero 1.
Polizia. Signor Wamsler? Harro Wamsler? Sì. Mi chiamo Derrick, sono della polizia criminale. Avrei da farle alcune domande, se non le dispiace, è possibile? Certo, prego. È successo qualcosa? Hans ci ha detto che lei fa parte di un complesso musicale che suo padre ha buttato fuori dal suo locale senza tanti complimenti. Sì, è proprio così che è andata. Ci ha perfino gridato dietro, su, avanti, sparite, fra 10 minuti non voglio sentire neanche il vostro odore qui dentro. Perché vi ha buttato fuori in questo modo? Ecco, vede, quell'uomo ha una sua concezione della musica, molto lontana dalla nostra. Si aspettava che facessimo una musica diversa da quella che facciamo in realtà. Per lui noi siamo troppo classici. Ah, e così avete litigato? Sì, e come? Quello che volevamo sapere da lei, e possibilmente anche dai suoi amici, è dove siete stati ieri sera dalle 22 circa fino alle... all'una di notte. Ah, ecco. Voi volete sapere se abbiamo un alibi? Noi abbiamo una cantina dove ci troviamo e suoniamo del tutto indisturbati per l'intera notte anche, a volte. E ieri sera, difatti, eravamo là. E poi siamo andati a casa. Come dei veri bravi ragazzi. Già. Dov'è questa cantina? Fortuna Strasse 11. Hans lo conosce, viene spesso a trovarci. Oggi pomeriggio alle 4 ci vediamo là per delle prove. E se vuole, siamo a sua completa disposizione. Allora, sì? Senta, signor Wamsler, può aspettare un momento? Di là. Fate piano, eh? Buongiorno, signora Potter. Le ho riportato suo figlio. Grazie. Venite pure dentro. Grazie. Eva, scendi. Ci sono i signori della polizia criminale. Sì, sì, ora vengo. Buongiorno, signorina Wilke. Buongiorno. Signori, non è un tentativo di corruzione, ma è ora di pranzo. Prego. Grazie. Grazie. Eccomi, sono a vostra disposizione. Davvero credete che uno dei musicisti licenziati da mio marito 10 giorni fa possa essere il colpevole? Suo marito ne è convinto. Deve sapere che Eva e io siamo andate a sentire il loro complesso in quello strano locale. Ma non se lo lasci scappare con mio marito, non ce lo perdonerebbe mai. Scusami. Insomma, sì, ci siamo andate. Si raccontavano un sacco di storie strane e volevamo vederlo. Quali storie, scusi? Non ne sa niente? No. Si chiama Black ed è ricavato da un ex garage sotterraneo. Mio marito ha avuto l'idea a Londra durante un viaggio. Devo dire che anche stavolta l'ha azzeccata. Io e Eva eravamo curiose. Siamo donne, no? Ci siamo vestite in maniera forse un po' insolita per noi e ci siamo andate. Vi siete travestite? Sì, è così. Non avremmo avuto il coraggio, se no. Sì, anch'io. Ve l'ha appena detto Helen. Lei, signora, conosce quei musicisti? Sì, tramite mio figlio. A parte il trombettista, non valgono poi molto. È la verità, Hans. Buonasera. Allora, vi presento i miei amici. Questo è Ingo Vicar. Buonasera. Ha un po' paura della polizia, ecco perché non risponde. Non ho paura della polizia. Per me è gente come tutti gli altri. Lui è Holger Stamp. Buonasera, signor Stamp. Ti ha salutato, rispondi. Se dovessi rispondere a ogni cretino.
Oh, non se la prenda, non lo dice per offendere. È che per lui sono tutti crediti, incluso se stesso, è chiaro. Su questo sono già più d'accordo. E questa è la nostra punta di diamante, Ilo Gluck. Ciao. Ciao. Beh, insomma, questa è la nostra band. Chiedete quello che volete. Grazie, allora ne approfitto. Suonateci qualcosa. Come? Coraggio. Scusi, ma questo che c'entra con le indagini? Noi non... Vorrei capire con chi ho a che fare, voglio conoscervi meglio. Voi e la vostra musica. L'idea può farsela anche parlandoci. Lei cerca un movente, no? Ho capito dove vuole arrivare. A sostenere che l'avremmo ucciso perché disprezzava la nostra musica. Ma è una prova alla quale noi non ci vogliamo sottoporre. Io voglio soltanto sentire come suonate. Dove eravate ieri sera alle 10? E dove eravate a 1 di notte? Ieri sera? Eravamo qui. A fare le prove. Ah, sì? Allora vorrei che ognuno di voi mi rilasciasse una dichiarazione firmata in questo senso, se non le dispiace. Cosa? Sì, certo. E lo farai anche tu. Ognuno di noi lo farà. Che dovrei fare io? Firmerai una dichiarazione. Eravamo tutti qui ieri sera, deve credermi. Aspetta un momento. La sorella gemella della pietra che hanno gettato nella casa di Potter. Che ne pensi, Stefan? E tu? Allora, com'è andata? Stefan? Sì? Buone notizie. Le vedi queste due pietre? Sono perfettamente uguali. È sicuro che provengono entrambe dalla Fortuna Strasse. Più facile del previsto. Hai capito i ragazzi? Senti, ma... c'è qualcosa che non funziona? No. Io ho il massimo rispetto del responso della scientifica. Rimane il fatto che quello è solo un indizio, non certo una prova. Però che fatica lavorare con te. Che fa lei qui? Sto solo dando uno sguardo. Conosco tutti i clienti, lei non l'ho mai vista. Perché non si presenta? Polizia criminale. Per Wilke? E come mai le viene subito in mente Wilke? Il signor Potter mi aveva detto che sarebbe venuta la polizia a dare un'occhiata al suo locale. Ah, ecco. I servizi igienici ci sono e sono di prima classe. Com'è il locale, lo vede da sé. E va benissimo così. C'è un'idea alle spalle. E quale sarebbe? Se permette, le leggo un articolo. Passami il giornale, forse. Quello lì sopra. Grazie. Vediamo. Ah, allora glielo leggo da... Guardi, la parte iniziale non importa. Bene, la salti allora. Sotto le strutture della civiltà borghese, acqua, gas, elettricità, le cosiddette conquiste della civilizzazione, nel sottosuolo è stato creato uno spazio, un rifugio, una cavità nella madre terra, un luogo dove nidificare per procreare la generazione che riporterà l'essere umano alla vita primitiva. Quando si entra, la prima impressione è di una diffusa nudità. Non nudità fisica, ma mentale, eccetera, eccetera. Vuole bere qualcosa? No, di chi è l'idea? L'idea viene da Londra. Senta, le dispiacerebbe venire a quello che... Sì, il ruolo della musica. Quella è l'alfa e l'omega, la genesi e l'apocalisse. Ma aspetti, nell'articolo il concetto è più chiaro. È una specie di urlo lacerante della vita che va a tempo con il pulsare del sangue nelle vene. La musica è pura funzione in cui una sola categoria di sentimenti è identificabile. L'odio, il tormento, il sordo ancestrale rancore nei confronti del mondo materico. Ecco qua. Lei capisce come per noi questo articolo fu di... che oserei definire fondamentale. Eccoli, guardi. Loro vanno e vengono quando vogliono. Qui da noi sono liberi. Sì, sì. Harro Wamsler e il suo complesso hanno suonato qui. Sì, sì, ma
Loro non hanno recepito il concetto ispiratore. Come le posso spiegare? Si ostinavano a voler fare della musica vera. Addirittura inserivano elementi di musica classica, Mozart. A voler essere sinceri, il giovane Potter ha le sue colpe. Ha le sue colpe? E come c'entra? Me lo vuole spiegare? Vede, lui studia al conservatorio. È stato lui ad insegnargli a fare musica, diciamo, bella. La piccola Hilo poi pendeva letteralmente... Come la violoncellista? Sì, lei era la più entusiasta del gruppo. Alla fine Hilo e Hans Potter... erano due cuori e una capanna, ma forse di questo è meglio che non parli. Su, coraggio, ormai l'ha fatto. Allora, il loro è un rapporto molto stretto, mi pare. Eh? Cerchi di capire, se le racconto tutto, il capo mi fa una di quelle scenate che... Il signor Potter lo sa già. Beh, diciamo che l'ha intuito, ma non lo sa con certezza. Vede, lui si fida molto di me, infatti mi ha detto, ti do l'autorizzazione, se vedi qualcuno della mia famiglia qui, tu devi sbatterlo subito fuori. Le dispiace se salgo? Lui è qui? Chi? Hans. Buongiorno, signor Potter. Buongiorno. Qualche novità? No. Ancora niente, purtroppo. Cosa vuole da noi, allora? Niente. Senta, da quanto tempo vi conoscete? E che rapporto c'è fra voi? Io piaccio a lui e lui piace a me. Lo trova tanto strano. E adesso ci dice, per favore, cosa vuole veramente da noi. Che numero di scarpe porta, signorina? Perché? Il 37, vero? Sono sue queste, no? Suola liscia, con appena un pezzetto di tacco. Posso portarle via? Non mi dica che non è un altro paio. No. Nel suo giardino sono state trovate delle impronte di scarpe. Può darsi che fossero le sue. Hans, non ti fare mettere assurdità in testa. Si sta solo inventando delle storie per vedere la nostra reazione. Non è così. In effetti corrispondono. Va bene. Possiamo far preparare i mandati di arresto, allora. Tre di loro sono andati nel giardino dei Potter. Uno ha gettato la pietra della Fortuna Strasse nella stanza in cui era tutta la famiglia. Perché? Perché? Solo per attirare Potter alla finestra? Forse il loro scopo era quello di sparare senza uccidere. Non ti seguo più, scusa, Steph. Voglio dire che potrebbero averlo fatto per confondere le idee. Sì, ma a quale scopo? In realtà questo non mi è ancora molto chiaro, ma non volevano uccidere, perché altrimenti ci sarebbero riusciti. Comunque, resta il fatto che hanno usato la stessa arma con cui Wilke è stato fatto fuori. Questo però sta a dimostrare... No, un momento, diciamo che potrebbe anche stare a dimostrare... che i ragazzi sanno chi è l'assassino, non solo, ma lo proteggono anche. E lo sanno anche quei due. Forse è stato addirittura uno di loro. Il giovane Potter. Gli indizi sono tutti contro di lui. Ritieni possibile che volesse uccidere suo padre? No, non è questo quello che penso. Non era il padre che voleva sparare. Sì, ma così rimetti tutto in discussione. Noi siamo sempre partiti dalla teoria che Wilke sia stato vittima di un errore di persona. Sì, certo. Ma, no, senti. Adesso supponiamo che... veramente Hans Potter volesse uccidere suo padre. Non dimentichiamoci che quando è accaduto l'episodio del sasso lui era in casa, dico bene. Ed era in casa anche alle 10, cioè l'ora in cui Wilke è stato ucciso. Sì, forse è meglio trattenerlo. E allora? Ci mandate a casa, finalmente. Willy, da questo momento consideriamo il signor Potter in stato d'arresto. Chiedo il mandato.
Salve, signor Wamsler. Buongiorno, signor Mi scusi, è solo? Certo, entri. Grazie. Io volevo metterla a conoscenza di un certo nostro ragionamento. Innanzitutto, il laboratorio ha accertato che il sasso che è stato scagliato contro la finestra di Potter proviene dalla Fortuna Strasse, ed è un fatto. Inoltre, la perizia balistica ha accertato che i proiettili sono stati sparati tutti dalla stessa arma. Ed è l'arma con cui è stato ucciso Wilke. Ha capito a quali proiettili mi riferisco? A quelli che sono stati estratti dalla parete di casa Potter. La mia teoria è questa. Lei ha raccolto il sasso nella Fortuna Strasse e l'ha portato con sé. Certo, questo non è importante. Può essere stato uno qualsiasi del suo gruppo. Ciò che conta è che poi siete andati da Potter. Avete gettato il sasso contro la finestra e avete sparato con l'arma del delitto. A questo punto la conclusione sembrerebbe una sola. Chi ha sparato a Potter ha sparato anche a Wilke, è chiaro, no? E così avremmo trovato l'assassino. D'altra parte, lei ha un alibi che distoglie i sospetti sia da lei che dal resto del suo complesso. Vuole sapere cosa ne deduco io? Che alle 22 non è stato lei a sparare, ma in seguito all'una invece sì. E considerato che è stata usata la stessa arma con cui 3 ore prima era stato ucciso Wilke, ne conseguono 2 cose. La prima è un'affermazione che è confermata dai fatti. Lei conosce l'assassino, visto che le ha dato l'arma del delitto. E la seconda, invece, è una domanda. Perché? Perché mettere in scena un attentato a Potter? Che senso ha? La risposta a questo punto mi sembra evidente. Era soltanto una copertura. Doveva servire a farci tirare delle conclusioni sbagliate, a metterci fuori strada. Così non saremmo mai arrivati al vero colpevole. Ora, naturalmente, dovremo cambiare indirizzo alle indagini e cominciare a cercare qualcuno che non solo avesse un alibi durante il falso attentato a Potter, ma che la polizia sapesse addirittura dove questo qualcuno si trovasse, forse proprio in quel locale, il che lo rendeva insospettabile. Come vede, tutto ci porta verso una persona. Hans Potter. Stefan? Il giovane Potter purtroppo ha avuto un crollo. Ora è in ospedale. Un interrogatorio aggraverebbe la situazione in modo irreparabile. Va bene, dottore, va bene. Stato di grave affaticamento psichico. Non tornerò finché non si sarà ripreso. Molte grazie e arrivederci. Arrivederci. Ilo mi ha telefonato che Hans è stato ricoverato. Già. Ed è ridotto piuttosto male. Le faccio una proposta. Venga con me. D'accordo. Andiamo alla cantina? No, in un appartamento qui sopra. Ah, siete arrivati. È lei il signore della polizia? Infatti, stia comodo, non si disturbi. Il signor Bender fa il perito, lavora per un'assicurazione. Mm-hmm. È una persona molto onesta e nessuno può mettere in dubbio la sua sincerità. Harrow mi ha già raccontato tutto. Si tratta dell'alibi del giovane Potter, mi pare. E che si parli della sera dell'altro ieri, giovedì, alle ore 22, dico bene? Sì, sì, dice perfettamente. Ah, prego, accomodatevi, arrivo. Grazie, signor Bender. Prima di tutto le devo confessare una cosa. Quando l'amministratore decise di affittare la cantina ad un gruppo di musicisti, ci mettevo le mani nei capelli. Oh, che sbadato, non le ho offerto niente. Vuole favorire? No, grazie lo stesso. Insomma, all'inizio eravamo un po' tutti contrari, ma poi ci siamo abituati a quel baccano. A quella musica, volevo dire. In fondo non era così sgradevole. Vede,
Cantine come quella oggi non se ne costruiscono più, io la conosco, ci sono stato parecchie volte. Mi piaceva osservare ed ascoltare questi giovani. In un certo senso era come se fossi uno di loro, lei non ha idea di quanta energia ci mettano. Erano lì anche l'altra sera. E Hans è rimasto sempre con noi. Già, più o meno fino alle 10:30. Lei conosce Hans Potter, vero? Ah sì, certo, stava con loro quasi tutte le sere. E se le interessa il mio parere, è un ragazzo come ce ne sono pochi. Sensibile e intelligente. Che bel biscuccino. Senti, sta passando la metropolitana. Proprio un bel ambiente. Allora ti piace? Sì, è divertente. Grazie, Harry. Prego. Le cose che le ho detto erano così per dire. Senta, lei sa... Non parlo, solo, non dico più solo niente. Questo. Lei sa se ci fosse una relazione segreta fra... Ma non mi ha sentito. Sì, insomma, mi ha capito. Fra Harrow Wamsler e la signora Potter. Io mi rifiuto di rispondere a domande che possano mettere in pericolo la mia sicurezza personale. Non dirò più niente. Più niente. Già... Forse è questa la ragione per cui il giovane Potter è così sconvolto. La signora Potter e Harrow Wamsler. Stefan, ti ho chiesto una cosa. Ah sì, scusami. In questo momento è un'altra la domanda alla quale non trovo una risposta. Sarebbe a dire? Perché questo Wamsler soltanto adesso tira fuori il suo testimone? Signor Bender, vorrei riparlare della serata che lei ha trascorso nella cantina in compagnia dei ragazzi. Sì, di qualcosa in particolare? Sì, del legame affettivo che, come lei saprà, unisce Hilo Gluck ed Hans Potter. Legame affettivo è qualcosa di più, secondo me. Ai miei tempi c'era una parola che oggi è poco usata. Amore. E può credermi se le dico che è un piacere guardarli. Ho capito. E Harrow? Harrow Wamsler? Beh, anche lui è molto felice. Quella donna è veramente affascinante. A chi si riferisce? Alla signora Potter? La signora Potter? Che cosa? Un momento. Se non parla della signora Potter, allora... lei intende Eva Wilke? Sì, veniva spesso alla cantina a trovarlo. Che cosa c'è di strano? È da un po' che cerco di mettermi in contatto con lei. Ah, sì? Sono stato al Black e da Bender. Ah, Bender. Vorrei parlare da sola con questo signore. E perché? Ma che diavolo sta succedendo qui? Eva, per favore, lasciami da sola. Ti prego. Scusate, ma vorrei che faceste come vi ha chiesto. Grazie. Lei vorrà sapere perché l'ho fatto. Sì. Per prima cosa le devo raccontare un po' della mia vita privata. I miei sono morti che eravamo ragazzi. Mio fratello mi ha dovuto fare da padre e madre nello stesso tempo. Per me era impensabile una relazione con qualcuno che mi piacesse. Mi impediva di avere amicizie. Per uscire dovevo chiedergli il permesso. Non voleva nessuno tra di noi. Era ossessionato dall'idea che qualcuno potesse dividerci. Finché non ho conosciuto quel musicista, Harrow Wamsler. A lui ci tenevo. Non volevo perderlo. Dissi a mio fratello che lo volevo sposare. Lui fu categorico, come al solito. Quello mai. Per quanti sforzi possa fare, lei non può neanche lontanamente immaginare quanto fiato ho sprecato con mio fratello.
Lui rispondeva: finché sarò in vita io, tu non sposerai mai quell'uomo. Non vedevo via d'uscita. Allora ho preso la pistola che teneva nel suo cassetto. Volevo solo parlargli, minacciarlo se necessario. Sapevo dove trovarlo, nel suo ufficio. Ma quando l'ho visto, vicino alla finestra della sua stanza, quando l'ho visto, ho capito che era inutile, tanto avrei perso ancora una volta. Allora ho acceso la luce e ho sparato. Poi ho preso un taxi e sono andata nella Fortuna Strasse e ho raccontato a tutti che avevo ucciso mio fratello. Già. Hans Potter era presente? Sì. Lui era letteralmente sconvolto. Ma ha trovato la forza di accompagnarmi a casa. Hans ha poi sentito dire che forse avevano sparato alla persona sbagliata e che probabilmente intendevano uccidere suo padre. Sì, capisco. Allora ha telefonato ad Arro Wamsler, è giusto? Sì. Che ha inscenato l'attentato a Potter, il cui unico scopo era quello di distogliere l'attenzione da lei. Sperava in questa maniera di darle una chance di salvezza. Sì. Io pensavo di potercela fare. Ma ora so che per me non c'è mai stata una chance di salvezza.